Migliaia di litri di acqua radioattiva riversati nel braccio di mare di fronte alla centrale di Fukushima. È l'estrema ratio della TEPCO, l'azienda che gestisce l'impianto, dove non c'era più spazio per conservare l'acqua utilizzata per raffreddare i reattori nelle settimane precedenti. Acqua contaminata dal contatto con le barre di combustibile nucleare. È a bassa radioattività, precisa l'azienda, secondo cui il contenuto tossico si diluirà rapidamente nell'oceano. Lo stesso oceano nel quale continua a finire altra acqua ma altamente radioattiva per colpa di una perdita dalla vasca di contenimento del reattore numero 2. Una perdita che ieri non si è riusciti a chiudere con un getto di cemento, oggi si è dovuti ricorrere a sali da bagno per cambiare colore all'acqua e individuare meglio il percorso di quella che finisce in mare, dove non si sa quando si potrebbe costruire una barriera per isolare la perdita all'esterno. Ci vorranno mesi per fermare il rilascio di radiazioni, dice un assistente del premier giapponese. Per l'ecosistema marino potrebbe essere una tragedia, ma nessuno riesce a prevedere cosa accadrà davvero, visto che l'unico analogo precedente, l'incidente di Chernobyl, ebbe un impatto limitato sul mare. Intanto continuano con scarsi risultati le operazioni di ricerca dei corpi delle altre 16.000 vittime che 3 settimane dopo lo tsunami solo nominalmente sono ancora classificati come dispersi.